La ragione di questo è che sono al mare. Questa forse è l'ultima estate che io faccio, l'ultima volta che mi concedo delle vacanze, anche se sono vacanze per modo di dire, perché sto lavorando intensamente a preparare video, nella convinzione che io alla fine del prossimo anno, in quell'atteso termine fissato dal calendario Maya, sia proprio io ad andarmene. Mi hanno detto è una balla. Io ho i dati numerici e ogni ragione per crederlo. E queste ragioni ve le voglio spiegare. Mi sono accorto davvero che la nostra vita è una divina commedia, un'opera così vasta che comprende ogni possibile vita. Ci sono tutte. Sono state organizzate con numeri, come spiegò Gesù, ognuno ha il suo talento, ossia ognuno ha il suo numero, numero caratteristico, unico, non ci sono due persone che hanno lo stesso numero e i numeri, sapete bene, sono infiniti, ma tra questi ce ne sono alcuni particolarmente significativi. Perché sono al centro di un equilibrio tra tutti i numeri negativi e quelli positivi. Sapete bene che è lo zero, il numero centrale tra quanto è più di zero e quanto è meno di zero. Ma lo zero si fa rappresentare in questo mondo dai numeri. Noi vediamo esistere solo i numeri positivi. Significa che il numero 1 si carica della rappresentazione di tutti i numeri negativi. Laddove noi collochiamo 1, in sostanza c'è 1 diviso infinito. In questo modo, quando noi poi calcoliamo in unità, noi stiamo proprio poggiandoci su tutto quanto sia contrapposto e ognuno a modo suo. In questo tutti siamo uguali, perché ognuno di noi ha la sua contrapposizione. C'è per esempio il numero 315. Ebbene, è contrapposto almeno 315. Oppure se lo presentiamo a livello frazionario, al suo inverso, a quel numero che dividendolo lo rende uguale a 1. E a questo punto è lo stesso numero. Questa è la divina giustizia, che in questo mondo reale in cui noi vediamo solo mezza realtà, quella spaziale, perché quella positiva serve solo a farci avanzare nel tempo, per vederne un'altra spaziale che viene dopo. In questo nostro mondo dimezzato, appunto perché nelle frazioni che esistono mostra solo il numeratore della frazione, noi vediamo fra tutti i talenti una grande ingiustizia, perché a uno è assegnato uno, all'altro è assegnato 1 miliardo, immaginate che siano euro, uno è un poveraccio e
e l'altro è uno molto ricco. E l'uomo dice: che ingiustizia, perché io ho avuto così poco e lui ha avuto così tanto? Ma per un semplice motivo, perché l'altra parte, quella che sta sotto nel denominatore, è esattamente uguale. Per cui se io sono uno rispetto a uno. Chi è un miliardo? È un miliardo, sì, ma di miliardesimi. Ossia, il valore su quale si poggia lui è talmente piccolo da unificare quel valore così grande. In questo modo abbiamo il Dio di giustizia, perché fa giustizia di tutte le apparenti differenze numeriche che noi vediamo nel numeratore, dei geni o di quelli come il soggetto che state vedendo adesso, che dite: ma che stupido, guarda come si presenta. Il fatto è che anch'io ho il mio talento. E quale esso è? Quello di rendermi conto di essere all'interno di una commedia. Non è una tragedia. Sembra che questo mondo sia tragico. Ci sono fatti di sangue. Ci sono cose mostruose che appaiono in essere. Eppure non si tratta mai di una tragedia. È una divina commedia. La commedia sta in questo. Noi vediamo le cose crescere, divenire, modificarsi, trasformarsi in un verso, mentre invece si trasformano in quell'altro. Noi stiamo vedendo la consecutio temporum che è diversa da quella vera. L'ho spiegato, ma devo ripeterlo ogni volta, perché chi non ha visto altri video miei non mi capisce. Il nostro mondo ha, nel terzo principio della dinamica azione e reazione, questo accertamento di verità. Il nostro mondo esiste con un'azione che è controbilanciata ed è interattiva esattamente con l'azione uguale e contraria. Essere interattivo significa che tra di loro c'è ogni forma di calcolo. Alcuni di questi portano all'azzeramento, perché più uno meno uno determina zero. La mancanza assoluta di squilibrio, come appunto c'è in quel signore che aveva un miliardo in più, perché aveva un miliardo in meno, tanto che più un miliardo meno un miliardo uguale zero. Se invece le due condizioni di azione e reazione si pongono come una interazione, come un prodotto, allora non vale più lo zero, ma vale l'uno, perché un miliardo diviso un miliardo non è più uguale a zero, ma è uguale a uno. Questo è il modo reale con il quale Dio ha creato un mondo unitario a partire da zero. Perché più un miliardo meno un miliardo è zero, ma se noi li combiniamo insieme arriviamo lo stesso ad uno zero. Perché più uno moltiplicato meno uno fa meno uno. Ossia, sì, c'è un uno, ma è stato portato via. E essendoci un meno uno, in sostanza c'è ancora uno zero. Meno uno parte dall'ipotesi di un più uno e la toglie di mezzo. Quindi anche l'interazione più uno meno uno uguale meno uno è vera. Perché concepita l'unità tra due enti uguali che si dividano, quella unità va tolta di mezzo. Insomma, anche l'interazione diretta tra azione e reazione porta all'annichilimento della realtà.
porta a un disegno che è stato fatto, che esiste, è possibilistico, sembra reale, può sembrare reale, ma è tolto di mezzo. È stato immaginato come uno, ma con il meno uno è stato riportato a zero. Ecco, questa è la verità, lo zero. Ma è lo zero di squilibrio, non è lo zero di nulla. È uno zero che esiste come un ente assoluto, privo di ogni limite. Il limite è una delimitazione, perché quando io dico qualsiasi cosa, per esempio buono, io limito il comportamento a quello buono, perché escludo il comportamento bizzarro come quello che ho io in questo momento, il comportamento cattivo e tanti altri comportamenti. Se io dicessi che Dio è buono, io lo limiterei. E allora cosa devo fare? Dire che è buono ed è cattivo. Voi dite, come Dio cattivo? Sì, sì, perché Dio, da Dio non esce nulla di cattivo. Anche quando da Dio esce il cattivo, è sempre buono. Perché Dio è permissivo, permette tutto. E un soggetto che è un sì rispetto al suo sì. Ciascuno è messo in relazione soprattutto a se stesso. E quindi il sì di un sì è un sì. Ma colui che è no ed è lasciato essere no in tutta la sua negatività, finisce per essere negativo nei confronti di se stesso. E il no del no è ancora un sì. È in questo modo che Dio è realmente buono senza avere il limite della bontà, perché ha la capacità di far esistere anche delle cose apparentemente cattive che invece sono buone, e di far esistere una divina commedia scherzosa quando invece sembra tragica. Chiunque vede questo mondo lo giudica infernale quando osserva certe cose che vi accadono. E l'uomo è portato a credere a tutto ciò. Questo, se si usa la ragione, è un argomento da sfatare, perché non è vero. Nel mondo noi vediamo accadere le cose, ma non è vero che accadono. Quelle che accadono invece sono tolte di mezzo. Allora se accade il male, è quel male a essere tolto di mezzo. Perché è il no del no. E il no del no è un sì anche lui. Certo, in un modo contraddittorio, ma contraddittorio verso se stesso, e se è male, la contraddizione del male è il bene. Il contraddittorio verso se stesso del sì, cioè il sì che si contrappone al sì, ognuno si contrappone a se stesso, quindi il sì che si contrappone al sì è tuttora un sì. È questa incredibile, meravigliosa sistemazione, struttura, è questo metodo che è parte integrale della verità. Il Dio assoluto, che esiste e sembra non esistere, è un ente zero, assolutamente privo di ogni attributo, di ogni colpa, perché ogni apparente colpa è il cancellarsi di quella colpa, così come ogni apparente merito è il cancellarsi di quel merito, perché io ve l'ho detto, tra più uno e meno uno la verità viene dalla somma, è zero, ma quando noi li mettiamo
in relazione tra di loro, di moltiplicazione, il risultato è meno 1, ossia si annulla uno dei due, quello che era più 1, si annulla e ritorna a 0. Quindi, capito che in questo mondo siamo veramente in questa rappresentazione, capito che in questo mondo esistono solo personaggi figurativi, figure, immagini. Questa che state vedendo è l'immagine di un poveretto, che è ridicolo. Vedete, io mi giudico da solo, mi presento proprio così, proprio perché chi ha intenzione di ridere di me si è spinto a ridere di me. Io non ho paura di mostrare aspetti negativi miei, di presentarmi con una faccia così abbellita. Io mi presento così come la natura mi ha fatto, se non intervengo i capelli crescono, la barba cresce, è così. È l'uomo moderno che cambia la sua natura e che in un certo senso, tagliandosi la barba, radendosi e spesso radendosi anche la testa, crede di essere moderno, poi segue le mode. In una parte del mondo la moda è quella che vedete, sono tutti gli uomini a un certo livello con la barba. Nel nostro mondo occidentale la moda senza barba. Quando si presenta uno come me in un posto che va alla moda, ossia in cui tutti sono pecoroni, seguaci di che cosa? Del gruppo. Seguono tutti la logica del gruppo. A un certo punto il gruppo decide che è bello, è giusto, è sano presentarsi in un certo modo, e allora tutti in quel modo. L'uomo, per carità, gli orecchini, ma poi esce fuori un Maradona che si mette l'orecchino. E ora tutti i ragazzi che vedete credono di non essere alla pace se non hanno l'orecchino. Una volta noi criticavamo quelli di una cultura precedente che si mettevano anelli da tutte le parti. Adesso è di moda. E coloro che non hanno il loro io indipendente, ma sono dei conigli che non vogliono essere diversi dalla moda, arrivano a mettersi l'anello perfino nella lingua per dimostrare di essere migliori degli altri. Io invece no, io sono indipendente dalle mode. A voi tutto ciò può apparire ridicolo? Ebbene, eccomi, ridete pure di me. Perché alla fine ride bene chi ride l'ultimo. E l'ultimo che riderà sarò io. E mi farò delle belle risate quando riderò delle vostre risate di ora. Perché la verità appartiene a me. Senza alcuna immodestia. Perché chi vi sta parlando non è un soggetto libero. È la marionetta di una divina commedia costruita da Dio. Lui è l'autore di tutte le nostre vite. Io non sono presuntuoso, sono l'unico modesto che oggi esiste, perché crede, veramente crede, che nulla dipenda da me, nulla. Ma lo dico, e poi entro in comunicazione verbale con persone o epistolare e sono accusato di avere deciso di fare certe cose invece di altre. Non potete farmi questa accusa, perché non dipende da me quello che io faccio, non dipende da me che io mi tagli o non mi tagli la barba, non dipende da me che io mi presenti in questo modo o in un altro. Questo personaggio, con tutti i suoi gesti, è proprio come il personaggio di un'opera disegnata da un altro, disegnata da Dio. È lui l'autore e mette in bocca al personaggio le cose che sono più appropriate in ogni momento. E crea le forme. In questo momento c'è bisogno di ridere di me e eccomi, io sono pronto.
Quando nel 1993 io avevo bisogno che si ridesse di me, pur di riuscire a portare a conoscenza generale certe cose che erano già uscite dal personaggio, io scrissi a Costanzo, del Maurizio Costanzo Show, e gli dissi: sono un architetto, credo di essere un altro Leonardo. Immediatamente creai le condizioni per essere deriso, e lo feci volutamente, perché in quello spettacolo, che è uno spettacolo leggero, bisogna divertirsi, e uno scienziato che si presentava dicendo sono chi sono e non disposto a essere deriso non avrebbe avuto chance di presentarsi, non essendo realmente apprezzato come uno scienziato. E così fui invitato il giorno in cui c'erano tutti soggetti particolari, strani, come me. C'era un balbuziente che era pieno di tic, ma aveva l'ambizione di fare l'attore. E si stupiva come mai non lo prendevano. Era così evidente che non era adatto e non se ne rendeva conto. E allora è chiamato ed è offerto al ridicolo, perché tutti ne ridano. C'è, non mi addentro, ci sono altri casi così. E allora in quella puntata, volta alla derisione, ecco, fui invitato io pure. E mi ritrovai, chi poteva deridermi? C'erano dei professori di fisica lì, c'erano persone di cultura, ma costoro più o meno mangiarono la foglia, fecero qualche risatina quando sentirono le mie teorie, ma furono prudenti, non mi attaccarono, non cercarono di deridermi. E allora, preso un po' contropiede, il buon Maurizio Costanzo cosa fece? Cercò di farlo lui. Poi il risultato fu che, sapete, i giorni dopo ci sono quelli che fanno sapere come ha reagito la gente. E beh, la gente si è arrabbiata quando vedeva che Costanzo cercava di deridermi, perché vedeva la mia faccia pulita, convinta di quello che stava dicendo, e non sembrava giusto, bello, quello che il Costanzo stava cercando di fare a me. Capiva il tentativo rivolto negli altri, perché quello era palese, ma le cose che dicevo io e quelle erano un po' diverse. Io ho avuto difensori nel pubblico, e quando Costanzo si è reso conto che il mio soggetto non andava bene alla sua trasmissione, nonostante che avesse promesso poi di richiamarmi per sapere nel tempo cosa sarebbe successo in base alle mie teorie dopo che lui mi aveva chiamato, non ha avuto più il coraggio di farlo. Ma perché? Perché il tentativo di deridere me è un tentativo che è un boomerang. Ma io non voglio fare una roba di questo tipo ancora adesso. Il tentativo di deridere me io lo metto in atto, e avete ogni ragione per deridermi. Anche io riderei di me. Anzi, rido di me, perché mentre vi parlo io mi sto vedendo per come sono e mi faccio ridere. E non me ne frega niente. Io sono invalicabile a quello che reagiscono gli altri. Ma pensate che sia una dote mia, una mia virtù, una mia capacità, una mia cretinaggine? È quella del personaggio, non è mia. Io non sono il personaggio. Io che vi parlo, come l'io di ognuno di voi, non è il personaggio non esiste, è l'attore
che è chiamato a entrare nel personaggio per farlo esistere. È l'attore che entra in me e entra in ciascuno di voi, è solo chi può essere, è il Dio dell'essere, è chi ha in mano la possibilità di far esistere o no, è lui. Il mio essere non è per merito suo, se non è spinto, alimentato, sostenuto dall'essere assoluto. Io non posso essere al di là dell'essere assoluto. Non lo posso. Nessuno di voi lo può. Ma voi invece credete di poterlo. Ecco dove è la vostra presunzione. Voi dite, io non posso fare cose grandiose. Ma se io ho deciso di soffiarmi il naso, me lo soffio. Ecco, questa è una cosa che se io voglio posso fare. Se io voglio respirare, posso respirare. Vogliamo vedere? Io voglio respirare. Hai visto? Ho respirato. E in ciò hanno la prova che quello che vogliono riescono a potere. E se vogliono fare il male, hanno la capacità di farlo anche se non piace a Dio. Allora si rendono conto di una loro colpa e si mettono a tu per tu con Dio e dicono: Signore, io mi rendo conto della mia colpa, tu per fortuna sei un'altra cosa, tu sei lì nel cielo grandioso, io sono qui, sono una merda, io cosa sono io? Però facendo così, vedete, bella gente, voi state avvalorando il vostro io e non ve ne rendete conto. Dite: io sono poco, sì poco, tu sei grandioso. E tra tuo poco e il grandioso di Dio sembra che ci sia un'altra realtà, ma la vostra realtà non può essere fuori dalla realtà totale. È possibile che il vostro cervello non vi porti a capire questo? Se la vostra realtà essenziale non può essere altro che all'interno di tutto l'essere, ecco che la vostra realtà essenziale è l'essenza assoluta nel limite di ciascuno, nella croce del personaggio, in questa delimitazione, che essendo questo non è quello. Io essendo così conciato non sono un bel personaggio, così sbarbato come nella moda di oggi, che farebbe ridere in altri momenti storici. Ma non c'è questa libertà dell'individuo oggi nei confronti del branco. Voi vi credete liberi e seguite la moda, pensando che seguire la moda è un segno della libertà. No, è un segno dell'assoluta mancanza di libertà. Voi seguite solo la legge del branco. Però non è una scelta che fate voi, è Dio che vi sceglie così, perché Dio, come è scritto nel Vangelo, è quel buon seminatore che semina e il seme va dappertutto, va dove non ha nessuna speranza il buon grano di crescere, perché va sulla strada dove è calpestato e gli uccelli se lo mangiano, va tra i sassi dove non essendoci germina ma poi rinsecchisce, va tra le spine dove cresce, sì, ma è soffocato dalle spine, e una parte va anche nel buon terreno dove dà frutto per il 10, per il 50 e per il 100. Il buon seminatore, questo buon seminatore, se fosse un nostro dipendente, noi gli daremmo una pedata nel sedere e gli diremmo: sei un pessimo seminatore, tu devi seminare solo nel terreno buono, perché vuoi disperdere questo seme laddove non c'è speranza? Ecco, questo fareste tutti voi, non fareste esistere il male, lo togliereste di mezzo, e questo è il tentativo assoluto che state facendo tutti quanti voi, di eliminare il male che esiste nel mondo, perché non avete capito che questa è una finzione, è una rappresentazione scenica, perché tutto è reale, non esiste, è ideale, è una costruzione assoluta di un Dio assoluto che è il padrone del reale e lo fa esistere.
se vuole, perché il reale che noi conosciamo si poggia sul limite. E Dio ha la capacità di creare il limite, di far esistere un mondo poggiato sul limite. Lo state vedendo? Il nostro essere qui è la presenza di Dio che si è messo in tutti i personaggi possibili e immaginabili, dando a ciascuno il suo numero, il suo talento, per far esistere tutto. Perché dovrebbero esistere solo i buoni? Se fossero veri, quando una cosa non è vera, si può benissimo far esistere anche il male. Altrimenti, signori miei, voi per esempio non dovreste andare in libreria a comprare un romanzo giallo. Perché? E c'è dentro un assassino. Se voi aveste l'idea che ogni volta che comprate un romanzo giallo è veramente la morte di quei personaggi che sono uccisi per forza nel giallo, e voi direste no, non lo facciamo. Ma chi ha scritto il romanzo giallo non è un assassino. Se è entrato nella testa dell'assassino e, dandogli consistenza, gli ha fatto fare tutta quella macchinazione diabolica che lo ha condotto a uccidere. Chi lo ha animato? Chi lo ha mosso in tutte quelle ragioni infernali, quell'assassino nel romanzo giallo? L'autore. Ma non è un assassino, perché finge delle ipotesi. E questo nostro mondo è la finzione di tante ipotesi. E perché ci possa essere la massima bellezza, sono finte tutte le ipotesi, quelle buone e quelle cattive. L'uno, l'infinito, e tutti i numeri possibili e immaginabili, come tutte le storie possibili e immaginabili, tanto non sono vere. Perché? Perché 15 quindicesimi è 0. Perché più 15 meno 15 è 0. E anche più 15 per meno 15, che porta a un meno, un grosso numero, è 0 anche quello. Perché quel grosso numero è tolto di mezzo. Questa è la nostra realtà, è 0. Capito ciò? Riso abbastanza? Passiamo all'argomento che ho affrontato subito all'inizio. È l'ultima stagione, probabilmente, mia estiva. Perché credo che l'anno prossimo, alla fine del 21 dicembre, sarà la volta mia di andarmene da questo mondo. E se uno mi viene a dire, ma sono balle, queste sono balle, quelle di chi dice sono balle. Perché io ho esaminato il romanzo nel quale siamo e l'ho decodificato, ossia l'autore me lo ha fatto fare, mi ha fatto chiarire, prima a me, perché lo chiarisca a tutti, come stanno le cose, e io è quello che sto facendo, io vi sto spiegando come stanno le cose. Ci sono quelli che sono in difficoltà, che provano dolore e vogliono essere sollevati in questo dolore, e io gli dico in perfetta buona fede: devi capire con l'intelligenza che sei in un mondo di finzione e che quello che è stato dato a te di male è tutto finalizzato al bene. Allora, se tu ragioni e ti rendi conto che il tuo bene è finalizzato, tuo male è finalizzato al bene, sei contento di avere questo male. Questo è l'unico rimedio. Oppure prenditi un antidoto, non so, un cachet. Però il cachet è un palliativo. Il modo di annullare il male in assoluto è quello che dico io. Questa è una finzione che state prendendo sul serio, fino a quando la prenderete sul serio. Ma poi un giorno vi renderete conto che era una finzione. E avendo riso di chi vi diceva una finzione e quindi ridiamo, vi renderete conto che le persone
di cui veramente bisognava ridere, eravate tutti voi pecoroni che seguite il branco e non avete la capacità di, che credete di avere, poi è bello, di fare di testa vostra. Io sembro avere questa capacità di fare di testa mia, ma Dio mi ha disegnato così, come uno fuori, libero dal branco, assolutamente libero da tutti i branchi, assolutamente religioso, ma libero dal branco di tutti i seguaci delle varie religioni, anche se io seguo la mia, che è l'unica, che è quella del Figlio, Gesù Cristo, l'unica vera, la seguo perché è vera, perché Gesù è un esempio da seguire. Ma io, se fosse solo quello, ci sono tanti altri esempi così da seguire. Per esempio Socrate, guardate, è un esempio così da seguire. Sì, però Gesù è risuscitato. Tutte le cose di questo tipo vanno provate. Da chi? Da chi non la pensa così. E anche la resurrezione che ha fatto Gesù, Dio l'ha fatta vedere in un modo che potesse essere messa in dubbio, perché Gesù si è presentato ai suoi. Ce n'era uno a cui non si è presentato, per esempio Saulo di Tarso, e che non gli credeva. E allora si è presentato anche a lui il 25 gennaio del 38, esattamente nel giorno della mia nascita, è comparso il sole, illuminando, mentre lui stava andando a Damasco a imprigionare i cristiani, è caduto da cavallo, ha sentito una voce: perché mi vai contro, Saulo? E si è convertito. Ecco, la conversione di un cattivo, autoritaria, fatta da Dio, è quella che iniziò con la conversione di Saulo. Ed è quella che è riiniziata un'altra volta quando, in quello stesso 25 gennaio del 38, nel ventesimo secolo che viene dopo, sono nato io. Avendo decodificato tutto il racconto, decodificato in modo certo, numerico, avendo delle prove, avendo capito la struttura di questo disegno, io ho riconosciuto nel talento dato a me il numero centrale di questa serie di numeri, tra il positivo e il negativo. Il mio numero è il numero 11, ossia il 10 e l'1. L'1 è il numero centrale, 1 a 1, però 1 a 1 è indefinibile, perché non è caratterizzabile. 1 è indefinito. Dite, come è indefinito? Sì, perché 1 per 1 è 1, 1 per 1 per 1 per 1 per 1 per 1 infinitamente rimane sempre 1. Non puoi fissare un 1 in un modo che sia distinguibile, perché è assolutamente indistinguibile tra 1 e 1 elevato a n, sono uguali. Allora, per rappresentare 1, devi prendere il piano che ha costruito il nostro mondo, ed è costruito con 1 e 0, proprio come nei DVD, nel discorso della logica digitale, in cui la costruzione è fatta tra l'essere e non essere, tra le due forme di rappresentare lo 0. E 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 è una stringa unica, è un codice, è un DVD che è passibile di essere visualizzato in un mondo apparente, ed è quello che sta accadendo in ciascuno di noi, e noi visualizziamo il mondo reale con il nostro software, esattamente come fa un computer, che con il suo software riceve i dati del DVD e li trasforma, avendo un monitor, avendo delle regole, nella rappresentazione di un mondo reale visto sullo schermo. Quella è una rappresentazione. Come questa è una rappresentazione. Oggi si può capire
anche com'è la nostra rappresentazione, proprio perché abbiamo avuto l'esempio di un mondo riproducibile allo stesso modo e poggiato su uno e zero, sulla pura essenza di una coppia in cui c'è due volte la stessa cosa, però una volta che si presenta come zero, ossia più 1 meno 1 più 15 meno 15, e la seconda volta che si presenta 15 a 15. Visto che sono due le possibili rappresentazioni, o con la somma o con il prodotto, tutte e due partecipano, 1 e 0. Sono l'anima di questo nostro mondo, 1 e 0. E quando si accoppiano nel 10 e formano un tutt'uno, sembra che sia un ente che esiste nel 10, ma non è vero, perché l'unità del 10 è la prima cifra che c'è lì, e la prima cifra che c'è lì è 0. Il numero 10 non ha la sua unità, ha l'unità totale, ma la sua non ce l'ha. Per avere la sua unità si deve affiancare all'1 e deve diventare 11, allora diventa unitario, perché altrimenti il 10 è assoluto. E 10 ha la possibilità di rappresentare nel nostro mondo reale l'assoluto, perché nella matematica ha le stesse condizioni di Dio Padre. Nel mondo della matematica il Padre è chi crea tutti i numeri, da solo. Così è nella matematica, perché il numero 5 è creato con il 10, che si moltiplica 5 volte, 10 per 10, 10 per 10 per 10 per 10 per 10. 10 alla 5 è una potenza, diventa una potenza. Ma poi questo Dio in atto così, così potente, 10 alla 5, vi mostra ciò che è uguale e contrario alla potenza, 10, ed è il logaritmo decimale. E vi mostra questo mondo 10 elevato a 5 come il logaritmo decimale di 10 elevato a 5, che è uguale a 5. Ed ecco che io ti ho creato 5 cose che sembrano indipendenti dalla base 10. Ma 10 è stato il padre che ha creato quel 5. E così crea ogni altro numero. Quindi, poiché nella matematica c'è un ente matematico in grado di creare tutti i numeri, come fa Dio Padre assoluto, creatore di tutti i numeri, ecco che nel nostro mondo reale è il 10 l'ideale. Perché? Perché mette insieme e combina i due modi di vedere, quello come una divisione tra 15 e 15, che è uguale a 1, ma la fa vedere a livello della cifra della decina, mentre invece a livello della cifra unitaria la stessa cosa ve la mostra come più 15 meno 15, 0. Ecco, il mio personaggio ha avuto il talento 10 più 1, 11. Ci sono infinite condizioni per capirlo. Voi dite, dimene una sola. Il mio nome è Romano. E per cosa significa il numero? La R è il numero 16, perché la R è la 16ª lettera dell'alfabeto italiano. La O è la 13, la M è la 11, la A è la 1, la N è la 12, la O è la 13. La somma è 66. E che cos'è 66? È il tutto che esiste nell'11. Nell'11 esistono tutti i numeri. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esistono tutti. Ebbene, nel 66 esistono tutti e 11. Perché 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11 uguale 66, uguale Romano. Vedete? Io sono 11. Un 11 che è sommatoria. Ma visto che questi 11 sono sulla base 10, allora diventano non la sommatoria, diventano quello che in matematica si chiama fattoriale. Ed eccoci ricondotti nuovamente a Dio fattore, Dio creatore. Il Dio creatore che usa l'ente matematico è 10
elevato a sommatoria di 11, sangue, un bel punto esclamativo, ossia fattoriale. Ecco, io essendomi accorto di ciò, mi sono anche accorto proprio da tutti i calcoli che ho visto e che hanno decodificato la nostra realtà, che il personaggio mio è stato voluto da Dio come chi, essendo in questa posizione baricentrale, apparisse in grado da solo di capire l'equilibrio. E capitolo ve lo mostra. È quello che apparentemente sto facendo io, come se dipendesse da me. Non dipende da me. Nulla di quello che faccio io dipende da me. Quindi mi raccomando ancora una volta, non statemi a dire, ma perché fai questo? Sei un cretino. Io sono un burattino, non un cretino. Un burattino nelle mani di Dio, e quello che io faccio lo fa fare Dio. Qualsiasi cosa, buona o cattiva, tutto. Ebbene, io ho avuto il compito, l'incarico di rappresentare il 10 e l'1, Dio Padre e lo Spirito Santo, perché uno è lo Spirito Santo dell'unità. E questo uno, che essendo così uguale a se stesso, non può essere niente. Non può incarnarsi in una persona reale da sé. Si deve accoppiare o al Padre o al Figlio. E allora è rappresentato dalla relazione tra il Padre e il Figlio. Il Padre è 10, il Figlio è 10 anche lui, però alla meno 1, e 10 per 10 alla meno 1 sono 10 decimi uguali a 1. Il modo reale di presentare qui lo Spirito Santo è nella coppia tra Padre e Figlio, tra 10 e decimo. Ecco, allora a questo punto, questa coppia può presentarsi divisa in due personaggi. Due, non uno solo, due. Uno che partecipa dell'uno e del 10, perché è 1 diviso 10. L'altro che è 10 più 1, 11, e accoppia le due persone del Padre 10 e dello Spirito Santo 1. Da tutto il disegno io mi sono reso conto che al termine del calendario Maya ci si arriva non per la capacità dei Maya di vedere cosa volete che sapessero e potessero fare i Maya, che non sanno fare questi scienziati di oggi, che vedono le stelle con una precisione che a occhio nudo non si possono vedere. Non potevano arrivare a nulla. Ma se voi arrivate a capire, spero un giorno, che nulla accade per capacità dei personaggi, ma solo per volere di Dio, allora potete immaginare che Dio abbia voluto che questi Maya apparissero tali da fare questo loro calendario, in cui il termine è quello lì. Ma quel termine lì io ve l'ho fatto conoscere, ve l'ho decodificato. A cosa corrisponde? A tutta l'opera intera di Gesù Cristo. Perché attraverso il personaggio di Gesù Cristo i giorni che passano dalla vita entrata nel mondo, nel Natale riconosciuto tale dalla Chiesa, fino al termine del 21-12 del 2012, si compie l'opera. È scritto nei numeri. E se voi ancora una volta mi dite, ma come fai a dire che è scritto nei numeri? Ma ti rendi conto che sei un cretino? Io ti dico, se Dio è 10, ma è in tre persone, allora è 30. Perché è 10 più 10 più 10 è 30. In una persona. Ma se è trino, anche trino, oltre a essere 30, è più 30 più 30 più 30, ed è 120. L'idealizzazione dei 12 apostoli, che con l'aggiunta di 0 del 10 di diventano Dio. I 12 apostoli, con l'incremento del 10 ciclo divino, diventano 120 e diventano proprio il Dio uno e trino
in tutto il suo essere, 120. Voi dite, ma spiegami meglio questo 120, perché mi sembra che non si capisca. Io vi dico, tutto è un volume. Il tutto è il 10. Quindi il flusso si svolge, ed è un flusso di volume, con la sezione massima, 10 per 10, 100. Che cosa fluisce? La presenza 10. Di quanto fluisce? Di 10. Quindi 100. Il volume, la sezione, l'area della sezione. Assoluta, quindi può essere tutto, può essere area, può essere linea, può essere quello che volete. Può essere uno scarafaggio. Può essere tutto quello che è assoluto. E la sezione 100, assoluta, può essere anche linea. E 10 e 10 come linea fa 120 assoluto. Ed è assoluto perché termina con 0. Non ha la sua unità. Quindi 120 è l'espressione assoluta di Dio uno e trino, che opera con il 10 e è in tre persone. Ed è un volume, perché l'unità di Dio è simile a quella del volume, che è ottenuto con la compartecipazione dei tre lati, lato per lato per lato, sono come Padre, Figlio e Spirito Santo, interattivi tra di loro, uguali che si moltiplicano tra di loro. E dalla loro trinitaria distinzione, perché X, Y e Z sono uguali e distinti. Ve lo dice la geometria. Distinti perché? Perché la proiezione su una linea di una perpendicolare fa sì che tutta la linea, tutta quanta, è un semplice punto. Di conseguenza tutta la lunghezza della linea è solo un punto di quest'altra, solo uno. Di conseguenza noi abbiamo bisogno anche di questa linea per determinare tutto quello che va in questo verso. Dire componenti uguali e distinte significa dire la Trinità è unità di Dio. Sono componenti della stessa essenza, uguali e distinte, e hanno il loro ruolo caratteristico, numericamente l'abbiamo visto. Allora, 120, abbiamo capito che cos'è. E adesso dobbiamo rispettare le leggi scientifiche e rispettare quello che è scritto nella Bibbia. Le leggi scientifiche dicono che una unità, come l'unità atomica, che partecipa di un ciclo totale che è 10 elevato a 10, e che è un metro, essendo un ciclo, avanza per 500 se l'altro 500 retrocede. Questo va qui, se questo qui simultaneamente torna qui. C'è il positivo se simultaneamente c'è il negativo. Ma il positivo e il negativo sono il dimezzamento del totale, che nel nostro caso sono la radice quadrata di quel valore lì, sono 10 alla 5, quindi 10 alla 5 rispetta tutto un verso nel 10 alla 10 unità atomiche di un metro. Quindi abbiamo capito l'unità, che cos'è? È una unità atomica, ma è una unità, l'atomo compone tutto. E quindi anche questa unità è l'unità giusta per comporre tutto. Quando la Bibbia scrive che l'opera intera di Dio è in 7 giorni, precisa il giorno. Per cui 7 giorni moltiplicato 100.000 unità sono 700.000 unità date da giorni. 7.000 giorni è la creazione unitaria, unilaterale di Dio. 7.000 giorni. Ma c'è anche la creazione di Gesù Cristo, perché deve entrare realmente in campo Gesù Cristo.
e come entra in campo sotto il profilo dei numeri? Entra in campo con lo 0,35. Ve lo devo spiegare, perché sennò dite: perché 0,35? Allora, 100 è il valore assoluto. Il piano che avanza di 10, ma 10 abbiamo visto che è un ciclo, quindi il solo avanzamento del flusso reale in un verso solo è più 5. Allora 105 diventa tutto l'avanzamento reale, 105. Quando è trinitario, allora va diviso per 3. 1 di quella trinità è 35. Ma noi stiamo calcolando in 100, perché stiamo calcolando riferendoci all'area 100. Quindi anche in questo caso il 35 che abbiamo è un 35 riferito all'area 100, è un 35% che, se vogliamo ridurre all'unità, è 0,35 unità. Ecco, 0,35 unità è quanto è unitario a 1 della trinità, che è assoluto nel 10x10, è assoluto nel 10, però è visto reale come 5. È 0,35 l'unità. Quando sono due costoro, Padre e Spirito Santo, è 0,35 che interagisce con quell'altro 0,35 e diventano 0,1225. Diventano l'anno 0, 12 mese gennaio, dicembre, 25 dicembre. E diventano l'anno 0, dicembre 25, diventano Natale. È divinamente incarnato il Figlio, e lo riconosce la Chiesa nel modo giusto quando lo mette al posto del Padre degli Dèi. Perché in quel giorno lì a Roma si celebravano i Saturnali, la festa del Dio Saturno, che era il Dio Padre di Giove, come il Dio Padre di Gesù. Quando la nascita di Gesù viene collocata dove si festeggia Dio Padre, ecco, quella è la data giusta, e quindi la scelta fatta dai cristiani fu non merito della Chiesa, quindi legata alla incapacità della Chiesa di capire queste robe. No, fu messa nella bocca della Chiesa da Dio Padre, è Lui che decide. Quando vuole che una Chiesa sia perfetta, è perfetta. Quella scelta fatta dalla Chiesa è stata perfetta. Quindi, per costruire la data di Gesù Cristo, occorre uno 0,35, in assoluto, 0,35 unità. Sappiamo che devono essere 100.000 le unità, perché l'abbiamo visto prima, 10 alla 5 è tutto il percorso unilaterale, 10 alla 5, cioè quel 5 che abbiamo visto prima, legato semplice al ciclo, che si presenta a livello assoluto, ossia appoggiato sulla base 10, e diventa 100.000. Allora 0,35 per 100.000 diventa 35.000, e la somma tra 700.000 e 35.000 diventa 735.000, ed è che cosa? Il lavoro, l'opera di creare il Natale, di crearlo e di portarlo a compimento, di realizzarlo, di concluderlo come opera, 735.000 giorni. Però dentro questo numero un po' eccessivo ci sta un qualcosa di base, che è 120, l'abbiamo visto, no? Di conseguenza quel 120 è dentro quest'opera totale, però occupa 120. L'opera reale è 735.000 meno 120. Perché? Perché l'opera totale è fatta da 120, e quindi il 735.000 comprende anche il 120, il Dio uno e trino,
e la sua opera totale quindi a quel punto diventa 735.000 meno 120, ossia 734.880. E vediamo in quelle 880 due infiniti, 8 e 8, con lo zero, proprio come il segno dell'assoluto. Ecco, insomma, che succede? Succede che questi giorni, 734.880, sono proprio quelli che iniziano nel Natale di Gesù e finiscono in quel giorno lì. In quel giorno lì è conclusa l'opera di Gesù. Allora significa che Gesù è ritornato. Ma ve ne siete accorti voi? Voi no, io me ne sono accorto, sì, perché io l'ho visto ritornare in me. Io me ne sono accorto in perfetta buona fede, tanto che a un certo punto, e mi ricordo la data esatta, il 20 del mese 10 del 2002, dopo una notte in cui io sono stato in estasi, e c'è uno dei miei amici che mi dice: ma tu hai fatto voli in altre dimensioni? Io non ho fatto voli in altre dimensioni della fantasia, io ho avuto vere e proprie estasi della mia mente. E in quella notte lì io ho avuto una estasi e ho chiesto a Dio: ma mi sono accorto di questa cosa devo fare? Non sapevo cosa dovevo fare. La mattina dopo, quando mi sono svegliato, avevo la risposta, devo dirlo alla Chiesa. E quella mattina io cantavo in una messa che era proprio quella in cui si stava aspettando l'arrivo del Signore. Nella liturgia di quel giorno tutta la Chiesa era in attesa di questa notizia. E alla fine della messa io sono andato dal sacerdote e gliel'ho detto. Ho portato questa notizia. Voi state aspettando la venuta di Dio in qualcuno? Ebbene, è venuto in me. Gesù, quello che voi celebrate, quello che voi venerate, è ritornato in vita, è in me. Ma a tutti è parso una cosa di cui ridere ancora più della faccia che io mostro. Perché? Gesù faceva i miracoli, era io in verità, il mio personaggio in verità ha cercato in tutti i modi di pregare Dio perché mostrasse delle cose miracolose per avallare quello che dicevo io. Le ha mostrate tutte le volte, ma in un modo trascendente, significativo, ma da interpretare. Io ho avuto sempre tutte le risposte, ma da interpretare, tutte quante. Da interpretare perché non reali. Se io chiedo a Dio di far riacquistare la vista a un cieco nato e questo cieco nato non riacquista la vista, e dicono: vedi, non si è realizzato. Ma se invece di questo Dio nei giorni esatti in cui un orologio del campanile si era bloccato e io sono in digiuno, da solo si rimette a funzionare 10 mesi e 16 giorni dopo che si era fermato e si mette in moto da solo, questo è un miracolo. Tutti l'hanno visto, ma nessuno lo ha addebitato a me. Ma perché era riconducibile a me? Perché i giorni in cui era stato fermo erano esattamente quelli del mio digiuno e delle comunioni che stavo facendo. Ma vado a dire: ti ridono? Perché? Tu avevi detto deve riacquistare la vista, ma lui non c'ha ancora neanche gli occhi. Ma ce li ha avuti, e non solo lui. In che modo ce li ha avuti? In una messa, questo povero ragazzino cieco non si è accorto che, non so perché, perché il disegno di Dio era questo, doveva mostrare che lui ci vedesse e che tutti ci vedessero. E allora lo ha costretto, dopo che il canto della comunione era terminato da circa mezzo minuto e c'era silenzio in chiesa, lo ha costretto il personaggio di questo bambino a ricominciare quel canto. E la sua vocina da sola nella chiesa, piena di gente. Tutti che sapevano cosa stavo
facendo io. Digiunavo 45 giorni perché questo bambino riacquistasse la vista, criticatissimo dai sacerdoti, da tutti, perché non era possibile. Ma io dicevo, non lo faccio certo io. Io chiedo che Gesù ripeta il suo miracolo. Ebbene, sapevano cosa stavo facendo io per lui. Hanno avuto compassione di lui. Non se la sono sentita di farlo cantare da solo, sbagliare da solo. E allora è successo un miracolo, una seconda voce, una terza, una quarta. Tutta la chiesa, tranne uno, stava cantando, avendo scelto di cantare, di sbagliare tutti assieme, pur di non lasciarlo solo. Tutti hanno visto l'amore, tutti, non solo lui, e anche lui. Ecco, quello che è stato visto è stato ancora di più. Tutti hanno visto un miracolo oggettivo, un orologio che si mette in funzione da solo e quello dello spirito. Ma nessuno mi ha detto, vedi, Dio ti ha ascoltato. Perché? Mi ha ascoltato in un modo trascendente, divino, da interpretare. Tutte le volte è stato sempre così. Ma perché Dio non vuole essere scoperto? Perché Dio oggi non può alterare le cose naturali. Le ha fatte Lui. Non sono da correggere. Non si è presentato per correggere il suo lavoro. Se facesse un miracolo che cambia le cose che esistono oggi, lo farebbe per correggere un errore che c'è oggi. Ma oggi non ci sono errori. Io non trovo errori. Tutto è giusto. Ogni male ha il suo scopo altissimo. Non si deve togliere. E in questo sono padre. Perché? Perché mi rendo conto che è il caso di sopportare un male, di volere che esista, se porta al bene. E sono meno una mamma. Perché una mamma che ha avuto il figlio dentro di sé e che è solidale nella vita del figlio, più di quanto sia il padre, si mette eccessivamente nei panni del figlio e cerca di togliergli quel male. La Madonna fa così. Dio Padre non fa così. E io sono come Dio Padre, ma non perché sono cattivo, perché sono razionale, sono più distaccato, faccio il vero bene. Perché se so che quel male è un vero bene, dico, figlio mio, stai nel dolore, renditi conto che è il tuo bene, però non compatirti, non ti compatisco, io non ti compatisco, né ti modifico, né ti aiuto nel toglierti quel male, tienitelo, ma valorizzalo. Questo è quello che dico io, ma quando lo dico a chi non è capace di capire, poi mi sento mandare a quel paese, dicendo che sono cattivo, che io devo essere più mamma, e meno che io non entro nella pietà che esiste in questo mondo, che sono poco umano. Ma certo che sono poco umano, è Dio dentro di me. Dio non è compartecipe al dramma umano, lo ha creato per la salvezza. Va tutto bene così, quindi Dio in un personaggio così si presenta e va tutto bene. Non cambia niente. Il padrone della vigna torna al mondo nello stesso modo in cui mandò il figlio, anzi peggio, perché il figlio lo mandò dai vignaioli assassini con le credenziali dei miracoli. Riconobbero che era il figlio e lo uccisero, perché se uccidiamo il figlio diventiamo eredi. Dio ha mandato me senza queste credenziali dei miracoli, che potessero far apparire me come quello che è in me. Senza questi credenziali io sono solo un buffone, che quando dice sono Dio, perché io non sono il personaggio, sono chi lo sta disegnando in questo modo, e chi lo disegna e lo fa parlare così è Dio, quindi io sono chi mi mette in bocca le parole, e le mie parole sono quelle dirette di Dio. Ma certo che sono anche fatte a voi, ma quelle fatte a voi hanno lo scopo di far esistere voi, quelle fatte a me hanno lo scopo di far esistere un personaggio che rappresenta la presenza reale di Dio qui. Forse a voi non piacerà, non piaccio, non mi importa, io vado oltre tutta questa miseria umana che io stesso ho creato
nella parte di Dio. La capisco, la giudico e vide che tutto era fatto bene. Parole della Bibbia. E vide che era buono, e vide che era buono, e vide che era buono. E Adamo ed Eva che non vedono più le cose che sono buone perché hanno mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male e hanno cominciato a distinguere tra questo e questo, questo è bene e questo è male. E hanno cominciato a cercare di modificare la realtà. Dio Padre entra qui e non la modifica. Si presenta proprio come ciascuno di voi. Vi dà tanto credito a voi figli di presentarsi come voi figli. Anche voi non fate miracoli. E perché avrebbe dovuto venire Dio a dimostrare di essere più di voi? Perché? Perché Dio è più di voi? Siete voi che non vi rendete conto di essere Dio e vi fate meno di Lui. Perché voi, nel vostro orgoglio del vostro io, vi fate cosa diversa da Lui, mentre invece voi siete Lui. Di conseguenza, l'errore non è il mio, l'errore è il vostro. Però, fatto ciò, ecco, il Dio venuto in me sta per compiere la sua opera. Voi in questi video state vedendo il compimento dell'opera di Dio, perché tutte queste cose che oggi le vedete, chi le vede? I più pazienti, i più buoni sono indulgenti con me, altri si fanno di quelle sghignazzate terribili e mi considerano un mentecatto. E io lo faccio apposta. Dice, ma perché lo fai apposta? Perché è scritto sul Vangelo, perché vedano ma non vedano, perché sentano ma non sentano. Quando io parlo agli scienziati e gli faccio una spiegazione e poi ci metto dentro la parola di Gesù Cristo, immediatamente questi gli si rizzano i capelli e dicono, ma che imbecille questo, cosa c'entra Gesù Cristo con questa spiegazione di scienza? E io ce lo metto apposta, perché voglio dirgli la verità, ma voglio renderla vera, coinvolgere l'autore della verità, Gesù Cristo. Io sono vero, loro no, la mia verità è assoluta, la loro no. E non vogliono contaminare quella loro verità relativa con quella assoluta di Gesù Cristo. Gli dà fastidio. E io lo metto in mezzo. Perché? Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi ha occhi per vedere, veda. Dio Padre, diceva Gesù, rivolto a me che vi sto parlando ora, perché rendetevi conto, chi vi sta parlando ora è Dio Padre, non il personaggio, il pagliaccio che state vedendo. Chi sta mettendo a me questi concetti, questa verità, è Dio Padre. Io ho detto a mio figlio, e lui ha detto, Padre, ti ringrazio perché non hai fatto sapere ai sapienti. Ecco, questo è un modo per togliere di mezzo da quelli che vedono i miei video tutti gli imbecilli. Perché? Perché un imbecille si fa impressionare dalle forme. Quello che è importante in quello che io vi sto dicendo sono i concetti, non la faccia di chi ve le mostra. E facendovi vedere questi concetti con una faccia che sembra quella di uno che non segue le regole, e quindi è scorretto, quindi è fuori dal mondo, quindi non sono più messi in condizione di capire quello che ascoltano, di vedere con gli occhi della mente quello che c'è da vedere, e vedono altro. Bene, da tutto un mare di indizi, ma io ne ho citati solo alcuni, sta per compiersi quest'opera che io sto compiendo qui. E se io nel futuro avrò meno tempo da dedicare a chi mi scrive per poter rispondere, è perché io ho poco tempo, mi rimane poco tempo e devo spenderlo per parlare a tutto il mondo in un modo da costituire un nuovo Vangelo, questa volta dalla viva voce di Dio, attraverso i mezzi che oggi consentono la realizzazione di questo. Non come in quel tempo in cui furono gli apostoli a
riferire le parole e le fecero anche in un modo contraddittorio. No, ora Dio gli parla direttamente. Così quell'opera, iniziata con Abramo, 2000 anni prima di Cristo, con la nascita di Cristo in mezzo, e ribaltata nel verso opposto, 2012 anni dopo di Cristo, dopo quel giorno in cui Gesù, bambino, cominciò a occuparsi delle cose del padre suo, e aveva 12 anni, nel rispetto del mille e non più mille, termina l'opera. E che cosa succede terminando l'opera? Se l'opera è iniziata con la venuta al mondo di Gesù Cristo, si conclude con l'uscita dal mondo di Gesù Cristo tornato nel Padre. Allora lo capirete e allora rimpiangerete amaramente tutta l'occasione che avete perso ogni volta che, ingannati dalle apparenze, non siete stati messi in grado da Dio di andare alla sostanza. Perché se voi reagite così nei miei confronti, ancora una volta non siete voi gli autori di questa reazione fattiva. La vostra reazione è solo quella del giudizio ideale che voi fate nella vostra mente. Quella è l'unica reazione. Ma se nella vostra mente, vedendo scene di questo tipo, ridicole, voi vi fate ingannare dall'aspetto ridicolo che ci stanno nelle cose e non reagite nel verso giusto, beh, lo rimpiangerete, perché illusi come al solito di essere in un mondo che dipende da voi, crederete, ecco, se io gli avessi creduto sarei stato più attento, lo avrei seguito, ero in presenza con chi mi diceva chiaro, sono il personaggio scelto da Dio Padre per tornare al mondo, quindi se voi lo cercate, Dio in un personaggio, dovete guardare me. E io ardevo del desiderio di andare da Dio Padre, ma perché non sono stato attento? Ecco, questo è tutto. Io mi vedo in questo disegno e coerentemente a tutto ciò compio tutto quello che si può compiere. E questa volta mi sono anche posto nella condizione ridicola di chi volontariamente si rende incomprensibile. Ciao a tutti.